Livorno Canavese, primo evento del 2023. Siamo qua sabato sera con la discoteca di Radio Gran Paradiso. Sì, ciao a tutti. Quest'anno abbiamo provato un nuovo evento di carnevale. Era per fare una cosa un po' diversa. Il primo evento di Carnival Party. A quanto pare, guardando la serata, è un evento già riuscito, anche se siamo solo a metà serata. È un unico evento di un'unica sera, non abbiamo fatto la cena per essere un evento un po' più leggero, solo dedicato ai giovani del posto. Primo evento, il prossimo è il Giugno Farnese, che avrà più giorni. Sì, sicuramente faremo Giugno Farnese, come l'anno scorso, di nuovo nella piazza della Robert. Sicuramente la serata pizza, con di nuovo una serata discoteca dopo. La location sarà sempre questa? La location sarà all'area Obert, perché se riusciremo lo faremo all'aperto, se il tempo lo permetterà. Vice sindaco di Forno Canavese, Vincenzo Armenio, una collaborazione quella con la Prologo che continua con il passare del tempo. Sì, questa Prologo non delude mai, siamo contenti, c'è sinergia e anche quest'anno hanno organizzato la prima edizione di questo carnevale. Ci aspettiamo solo l'inizio di questo evento, un altro anno sicuramente lo ingrandiamo anche per i bambini e anche i carri, sarà una novità dopo tanti anni di assenza. Ecco. Prossimo appuntamento il Giugno Farnese, dove l'amministrazione continuerà a collaborare con l'associazione. Certo, ci sarà il primo appuntamento Giugno Farnese, ma ancora prima avremo un evento con gli alpini. Avremo ospiti il gruppo degli alpini di Cuneo, la Taurinense, e quindi siamo orgogliosissimi di poterli ricevere e accogliere proprio qua nel palazzetto dello sport a Forno Canavese. Sì, perché gli alpini verranno a fare un addestramento di una settimana proprio qua a Forno. Avremo l'onore di averli qua 10 giorni, si addestreranno nelle nostre montagne e avremo una stretta collaborazione anche con l'Istituto Comprensivo di Forno. I nostri piccoli fornesi avranno modo di stare insieme agli alpini, quindi si renderanno conto di che cos'è il nostro esercito italiano. Una collaborazione quella del Comune, non solo con la Proloco ma anche con le altre associazioni del paese. Sì, sono veramente orgoglioso delle nostre associazioni, perché questo è solo uno dei tanti eventi che si organizzano a Forno. Più di 22 associazioni collaborano con il Comune e fanno sinergia, certo.